Buonasera a tutti, dovreste sentire la mia voce e vedere lo schermo. Allora, inizio subito con la lettura del disclaimer. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, perché i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di TICMIL Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera parleremo di uno speciale tool per MT4 insieme a Rodolfo, che saluto. Rodolfo Sartorello di Volumetrica Trading. Ciao Rodolfo. Buonasera a tutti. Ok, prima di entrare nel vivo, come sapete c'è la presentazione del broker che rappresento, che è TICMIL. TICMIL è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato SAISEC e registrato presso la Consob, con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. TICMIL ha anche altre regolamentazioni, come ad esempio la FCA UK. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, e non ci sono commissioni sugli indici. Oltre ai microlotti sul DAX, abbiamo aggiunto anche quelli sugli indici americani. Non avrete mai un requote o una limitazione su qualsiasi tipo di strategia, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, e non avrete nemmeno costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è la registrazione di TICMIL presso la Consob con il numero 4310, potete controllare dal sito stesso della Consob. Io qui ho fatto uno screenshot perché non è facilissimo trovare comunque tra le varie aziende, che sono tantissime, nelle imprese di investimento senza succursale, c'è la sezione comunque dedicata appunto a quelle società, e trovate anche la registrazione di TICMIL. TICMIL lato CFD offre tre tipi di account: il conto Pro e VIP sono i conti di punta, perché hanno gli spread a partire da zero, con commissioni molto basse. Poi c'è il conto Classic, che non ha commissioni, ma gli spread partono da 1.6. Inoltre abbiamo lanciato da qualche mese anche il conto sui futures, che potete tradare con diverse piattaforme. Quella principale è la CQG. Potete poi andare a spulciare sul nostro sito web per capire un po' tutte le caratteristiche e i costi che vengono applicati su questi mercati regolamentati. Quindi, dicevo, oltre alla CQG ci sono poi le connessioni API con TradingView, Multichart e anche SierraChart. Questa è invece una tabella che mostra le condizioni di TICMIL rispetto ad altri broker su una fonte esterna come MyFXBook, quindi potete controllare in qualsiasi momento. Anche adesso noterete come per la maggior parte del tempo TICMIL abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. E qui ho riassunto un po' quelle che sono le condizioni sul lotto, partendo dal diciamo dallo strumento più negoziato sul Forex, che è appunto euro-dollaro, e parliamo sul conto Pro di 4 euro run turn e sul conto VIP di 2 euro run turn. Quindi in apertura e chiusura vi vengono applicati questi costi, che rispetto un po' agli altri broker, che visto grosso modo applicano una media di 6 euro sempre run turn, il risparmio è con il conto Pro di circa il 30%, con il conto VIP addirittura il 66%. Allora, io ho finito la presentazione del broker, voglio solo ricordarvi, perché mi viene chiesto spesso dove rivedere poi le registrazioni, perché anche questo webinar è registrato. Siamo tra l'altro in diretta anche sulla pagina Facebook di TICMIL Italy, però troverete poi tutte le registrazioni, quindi inclusa anche questa di questa sera, nella playlist su YouTube di TICMIL. Quindi troverete poi la registrazione, io credo comunque domani, e vi invierò un'email anche con il link per la registrazione. Ok, allora io ridò il benvenuto a Rodolfo e ti passo la condivisione del monitor. Ok, adesso puoi condividere.
Scusate, ma no, in questo momento mi è venuto uno starnuto. Nessun problema. Vedete il mio monitor innanzitutto. Sì. Bene, intanto buonasera a tutti. Mi presento, io sono Rodolfo Sartorello e sono il, diciamo, cofondatore insieme a mio figlio Antonio Sartorello della società Volumetrica Trading. Di cosa ci occupiamo in Volumetrica Trading? Volumetrica Trading è una società praticamente che è nata per commercializzare una piattaforma, due piattaforme, anzi nello specifico, che poi magari vi farò vedere, per prettamente diciamo, utilizzate specifiche per l'analisi volumetrica. Volumetrica Trading e le piattaforme che una si chiama Voices e una si chiama Volbook, poi magari velocemente vi farò vedere quali sono le differenze. E le due piattaforme nascono, diciamo, faccio una breve storia, diciamo, di come nasce Volumetrica Trading, di chi siamo e come nasce. Nasce da una mia passione per il trading che ormai è pluridecennale. 5 anni fa mi sono appassionato ai volumi e ho cominciato, diciamo, a valutare tutte le piattaforme che c'erano sul mercato, quindi le ho provate tutte, da Sierra, Atlas, Multichart, Market Delta, Ninja, tutte quelle che c'erano le ho provate. E io che sono abbastanza pignolo, mi piace capire, scoprire, eccetera, eccetera, ho, diciamo, avevo visto che ognuna aveva delle caratteristiche che invece in più mi piaceva anche implementare qualche mia idea. Diciamo, perché guardando il mercato costantemente mi veniva in mente idee, roba e strumenti che volevo implementare. Ne avrò implementati magari 100, di cui ne ho buttati via 90, però 10 li ho tenuti perché sono buoni. Quindi ecco, in questo senso entra in campo mio figlio Antonio, che è programmatore con una grande dote per la programmazione. E con lui, come abbiamo cominciato, insomma, a mio d'uso personale. Mi ha cominciato a fare qualche finestra, qualche chart, qualche cosa. Da lì, insomma, la cosa si è strutturata sempre di più finché, facendo la corta, a novembre del 2019, siamo usciti in vendita con queste due piattaforme che ad oggi hanno subito una notevole ulteriormente evoluzione, che appunto, visto che la sua volontà era quella, giustamente, dopo aver lavorato tanto, ho detto, papà, visto che ho lavorato tanto, abbiamo fatto un prodotto che è valido, penso che mi piacerebbe commercializzarla. Quindi da lì è partito anche, diciamo, la commercializzazione di questi due prodotti che erano fatti ad uso esclusivo e personale mio. Ecco, quindi questa è la nostra storia. Da lì quindi è nata poi tutta la cosa, si è unito poi a noi mio fratello, quindi tutta una cosa familiare che è Marco Sartorello, che saluto, che probabilmente è online anche lui che sta guardando il webinar. E Marco si occupa, diciamo, della parte commerciale della cosa, perché ormai a tutti gli effetti, insomma, è una cosa partita per scherzo, diciamo così, è diventata una piccola aziendina e quindi, come tutte le aziende, insomma, ci va la parte tecnica, la parte commerciale, la parte di sviluppo, che sono io, e quindi siamo in tre, ognuno fa la sua parte. Quindi ecco, questa è la nostra storia. E come abbiamo fatto arrivare al prodotto che adesso vedete per MT4, che lo vedete in sovraimpressione? Il prodotto che vedete qui diciamo, è uscito grazie alla collaborazione con Fabio La Rosa di MQL Suite. Con Fabio ci ha dato, diciamo, questo era un'esigenza che avevano loro. Dice: siccome sull'EMA MetaTrader non ci sono mai stati, diciamo, degli indicatori, un qualcosa che rappresentasse effettivamente, diciamo, dei livelli o qualcosa che arrivasse direttamente dai volumi reali, perché come voi sapete, purtroppo su tutte le MetaTrader, insomma, quasi, diciamo, principalmente troviamo i volumi che non sono i volumi reali, ma sono i volumi scambiati internamente dei vari broker con cui vi connettete. E quindi i volumi che vengono rappresentati sulle piattaforme, sulle MetaTrader, non sono volumi reali che derivano dal mercato regolamentato, ma sono i volumi che derivano, sono dei volumi, insomma, non ovviamente reali, e quindi non hanno delle indicazioni, diciamo, che sono ovviamente significative dal punto di vista dei livelli che possono uscire, quindi POC, value area e quant'altro.
E quindi, essendo questo il grosso, diciamo, tra virgolette, limite delle piattaforme MetaTrader con sottostanti CFD, abbiamo pensato appunto di che cosa fare, di importare praticamente i livelli importanti cioè di fare questa, diciamo, questo indicatore che vedete a video, in maniera che i livelli importanti della giornata, della settimana o addirittura anche di un compo, dopo andremo nello specifico a farvi vedere, o anche di un composite di un po' più lungo periodo, abbiamo cercato di portare i livelli importanti calcolati dai nostri server e portarli direttamente in real time nella piattaforma, nella MetaTrader, con questo indicatore che si chiama V-Levels. Adesso entro un po' più nello specifico a farvi vedere come si compone il V-Levels di Volumetrica Trading. Il V-Levels di Volumetrica Trading intanto comprende gli strumenti che vedete qua, ok? Quindi cioè non ci sono intanto tutte le coppie di valute per un motivo fondamentale, ci sono solo quelle che sono scambiate al CME, dove il CME è il mercato dove vengono scambiati i future, mercato regolamentato dove vengono scambiati i future. Ed è per quel dove abbiamo i volumi reali effettivi dei future che vengono scambiati, ed è per quello che noi abbiamo solo alcune coppie di future, in questo caso dollaro australiano contro USD, GBP USD, EURUSD, NZD USD. Queste sono le uniche quattro coppie di future che troviamo sia sul, diciamo, vostro broker, sul Tickmill, ok? Sia sul mercato regolamentato. Quindi questo è per questo che possiamo solo far raffigurare, anche per ovviamente poi, come vedrete, non abbiamo messo tutti gli strumenti, perché ovviamente se no già qui abbiamo una dashboard abbastanza piena di strumenti. Se cominciavamo a mettere tutti gli strumenti che abbiamo nel panorama dei mercati regolamentati dei future, cominciava a diventare una cosa troppo pesante e che non aveva neanche senso fare. Qui abbiamo cercato di fare una dashboard con gli strumenti che più vengono trattati, quindi abbiamo il Dow Jones, per esempio, il US 30, il Dow Jones, abbiamo il DAX 30, l'oro, il petrolio e quattro coppie di Forex. Ovviamente questo è un indicatore che è rivolto, lo abbiamo, fatto per chi usa la MetaTrader e non ha ancora fatto il salto per utilizzare, delle piattaforme volumetriche come la nostra, che sono specifiche per, l'analisi volumetrica dei futures sui mercati regolamentati. Allora lì, dove lì possiamo avere tutti i futures che vogliamo, ovviamente collegandoci a un flusso di dati come quello che mette a disposizione Tickmill di CQG. Anche noi possiamo collegarci a CQG, siamo certificati da CQG sin dall'inizio, quindi abbiamo questa abilitazione CQG per poter sia ricevere i loro dati, quindi essere una piattaforma informativa, sia per poter fare dispositivo, quindi tradare, per esempio, col Tickmill, con il vostro broker via CQG senza nessun problema. Quindi, nel caso uno volesse quindi ampliare la sua visione del mercato, quindi ampliare e andare molto più nel profondo su quello che è lo studio dell'analisi volumetrica e il trading, magari misto CFD e future, perché la nostra piattaforma, poi vi farò vedere, si configura anche per poter tradare sia contemporaneamente sui future del mercato regolamentato, sia anche sui CFD. Quindi voi potete essere collegati al vostro broker Tickmill sia dal lato CFD, quindi con l'MT4, sia dal lato CQG per i future, ok? Quindi potete da un grafico mettere a disposizione per tradare CFD con Tickmill con quello che volete, e dall'altro grafico, ed un altro grafico su un altro strumento, tradare sempre con Tickmill via CQG future sul mercato regolamentato. Quindi la nostra piattaforma, in questo senso, al contrario di altri, nel senso è l'unica, tra l'altro, che ha la connessione diretta da grafico nostro a operatività su MT4. Poi vi faccio vedere un piccolo esempio. Quindi, ecco, detto questo, fatta questa ulteriore parentesi, andiamo a vedere nello specifico di cosa si compone questo indicatore, cosa si compone i V-Levels e quale potrebbe essere il suo potenziale uso che si potrebbe fare. Allora, innanzitutto nella dashboard vediamo i vari simboli, quindi che abbiamo prima detto. Abbiamo messo, anche se non disponibile al momento su Tickmill, anche il Bitcoin, perché visto che è un qualcosa che è molto,
molto, diciamo, visto in questo ultimo periodo, l'abbiamo messo perché comunque abbiamo messo anche livelli importanti di Bitcoin, per curiosità voleste averlo, insomma voleste vederlo. Quindi a cosa abbiamo, cos'è che abbiamo praticamente nella nostra dashboard? La prima colonna è la media volumetrica degli ultimi 10 giorni. Questo è un dato molto molto importante, perché io che faccio l'analisi volumetrica, perché il primo dato che vado a dare, uno dei dati importanti, diciamo, che vado a guardare è, diciamo, quanto si discosta la media dei volumi attualmente rispetto alla media degli ultimi 10 giorni, ok? In questo caso, come state vedendo, per esempio, l'AUDUSD, ok, ci sta dicendo praticamente che sta scambiando oggi il 45% in meno dei volumi degli ultimi, adesso in questi giorni potrebbero essere dati anche influenzati dal fatto dei rollover, perché stiamo avvicinandoci alla scadenza trimestrale dei contratti e quindi siamo sotto rollover, quindi la percentuale dei volumi potrebbe essere influenzata anche da quel discorso lì. Ma sostanzialmente quello che interessa a noi vedere, che cos'è? Capire se quando noi andiamo a vedere un rialzo o un ribasso effettivamente è supportato da volumi oppure no. Se noi vediamo per esempio che come oggi abbiamo un oro, per esempio, no? 24% in meno dei volumi, ok, che è salito, stava cercando di salire dai minimi, però vediamo che sale con un 24% di meno dei volumi rispetto ovviamente agli ultimi 10 giorni, so che devo stare attento perché è un rialzo che non è supportato da volumi consistenti sottostanti, ok? Quindi capisco che devo stare molto attento. Dow Jones 30, per esempio, no? Vado a vedere il Dow Jones 30 e capisco che il Dow Jones 30 sì, sta rialzando, sta, diciamo, facendo massimi storici, però capisco che sta facendo questo tipo di azione con un 38% in meno di volumi rispetto agli ultimi 10 giorni. Quindi questa cosa ovviamente mi puzza e sto molto attento, perché sappiamo, specialmente se vado a rompere dei massimi storici, so bene che dovrei avere volumi assolutamente in aumento per, diciamo, essere tranquillo che questa cosa potrà proseguire. I volumi in calo mi stanno dicendo sì, ok, il prezzo ha sempre ragione e il prezzo è sempre l'ultimo ad avere la parola, sta salendo e questo è chiaro, però attenzione perché i volumi non sono di supporto al movimento rialzista. Quindi questo primo, diciamo, indicatore sulla dashboard è molto molto importante, perché appunto vi fa capire se il movimento sottostante è supportato o no da volumi. Vi stavo comunque dicendo di fare attenzione in questo momento, perché essendo sotto rollover ovviamente in questo momento parte dei contratti va su una scadenza e parte va sull'altra, quindi in questo momento ovviamente i volumi sono leggermente falciati, però è un dato che comunque è valido assolutamente. Poi sulla seconda colonna cosa abbiamo? Il daily POC. Allora, il POC, POC, è un acronimo che significa Point of Control. E prendo un attimo un grafico dei nostri per farvi capire cos'è il POC. Ok, il POC, il POC, Point of Control, è praticamente, lo vedete qua raffigurato con la linea rosa, ok, è il punto praticamente orizzontale dove sono stati scambiati la maggior quantità di volumi in un periodo di tempo predeterminato. Questo che state vedendo in questo momento, questo grafico qua, si chiama volume profile, ok? Quindi facciamo una piccola, digressione, un secondo, per capire che cos'è un volume profile. Il volume profile che vedete qui, ok, è la rappresentazione grafica di un periodo dato, in questo caso abbiamo una settimana, ok, la presa grafica di un periodo predeterminato che viene settato, in cui noi visualizziamo praticamente come è stata fatta la concentrazione di volumi nei vari livelli di prezzo. Quindi noi ci rendiamo immediatamente conto, come vedete, che i volumi dai massimi, diciamo, vanno in crescita verso il punto centrale del profile, che è questo livello di prezzo. Il punto centrale di profile, che è il punto dove abbiamo la maggior concentrazione di volumi, si chiama appunto point of control, per poi scendere, ok, e riacquistare, diciamo, vigore di volumi in questa situazione. Quindi il volume profile, poi vi spiegherò cosa può servire, ci serve per capire ovviamente dove ci sono delle zone che potrebbero essere di rigetto, dove ci sono invece delle zone che potrebbero essere di continuazione del prezzo. Quindi ci serve di capire che cosa? Capire dal punto di vista della strategia di trading dove possiamo cercare un'eventuale entrata long o short, diciamo,
sul mercato e dove potrebbe essere il nostro eventuale obiettivo. Diciamo che in linea di massima le low volume area, ok, che sono queste, cioè queste zone, diciamo, di separazione tra una distribuzione, perché questa che vedete qui fatta a campana si chiama distribuzione e questa sotto qui è un'altra distribuzione. Quindi le zone di separazione tra una distribuzione e l'altra, e sono queste, si chiamano low volume area, ok? Sono zone che sono o di continuazione o di rigetto. Bravo, mi direte, meno male, o è zuppa o è pambagliato. Sì, giusto, o di continuazione o di rigetto. Perché? Perché dico o di continuazione o di rigetto? Perché se voi fate caso, ok, molto spesso le low volume area, come vedete qua, coincidono con i minimi di swing, vedete? Perché? Perché c'è una motivazione logica, perché una low volume area coincide col minimo del swing? Perché ovviamente il prezzo in questo momento, ok, cosa fa? Viene qui, rimbalza velocemente, se ne va via, quindi lascia pochi volumi sui minimi e se ne ritorna verso il centro a distribuire. Quindi la strategia, diciamo, quando uno utilizza un volume profile, qual è? E ovviamente deve capire poi dal punto di vista del breve termine sul trigger, è una cosa complessa, l'analisi volumetrica non è così semplice, ok? Però adesso ve la faccio molto stringente, molto breve. Uno cerca nelle zone di low volume area un acquisto, ok? Per andare dove? Per andare verso il POC di distribuzione. Cerca le zone di low volume area in alto una vendita, per andare dove? Per andare come obiettivo verso il POC di distribuzione, perché gli high volume node fanno sempre da magnete, da attrazione, quindi il prezzo tende probabilisticamente, statisticamente a tornare verso un punto di alto volume, un high volume node, ok, che gli fa da magnete, e tende appunto nei punti di low volume area a rimbalzare per ritornare verso il punto di attrazione, che è il POC e il magnete. No, e in effetti è perché a un certo punto una distribuzione che parte così, a un certo punto durante la giornata è così e poi diventa così, perché dai minimi il prezzo continua ad andare verso il POC, lo passa, va verso i massimi, torna indietro, va verso il POC, e allora facendo tutta questa strada continuamente, avanti indietro, crea una distribuzione a campana, che è questa distribuzione che vedete qua. Ed ecco la motivazione per cui, diciamo che tecnicamente, prevalentemente, si cercano i buy sui low volume area, sulle value area low, quindi sul basso, sui minimi, e si cercano i sell ovviamente qua. È ovvio che questa è una, diciamo, interpretazione molto semplicistica della cosa, perché non è così, dopo, nel senso, bisogna, sì, ovviamente mi metto in allerta quando arrivo qua e quando arrivo qua per cercare i miei short e i miei long, però prima di cliccare short o long devo avere conferme dal mercato, che derivano da un'analisi molto più profonda di tutto quello che è il breve termine, con degli strumenti che sono in aggiunta a queste tipo di situazioni. Ecco, quindi vi ho fatto un sintetico. Se c'è qualche domanda prima di andare avanti, Giuseppe? No, allora per il momento no, perché stavamo seguendo tutti con attenzione la tua spiegazione. Ovviamente se avete delle domande fatele pure durante appunto la spiegazione di un argomento specifico, così io interrompo Rodolfo e affrontiamo quindi un argomento per volta. Esatto. E scusate solo un attimo, eccoci qua, va bene. Ecco, questo era perché ho fatto questa piccola, diciamo, parentesi per spiegarvi cosa, per andare poi a capire quindi che cosa serve la dashboard e i livelli che noi mettiamo nell'indicatore V-Levels, come si possono quindi utilizzare. Quindi la nostra dashboard ha il daily POC di ognuno, ok? Quindi noi sappiamo che i daily POC del 6N, è 0 questo, il 6B è 1,39, scusate, vi indico le cifre, le sigle dei future, vado prima, perché il 6E, che è l'euro dollaro, è 1,19, quindi sappiamo bene quindi che sul POC, quindi il concetto, la teoria qual è? Quindi sul POC non si cerca mai né di vendere né di comprare, perché il POC, ok, è, se noi raffiguriamo la distribuzione gaussiana invece che in maniera verticale, in maniera orizzontale, il POC è questo punto qua. Quando un prezzo è su questo punto qua, è come voi aveste ipoteticamente una pallina sulla cima di una collina. La pallina può scendere sia da una parte sia dall'altra, ok?
Quindi noi dobbiamo cercare dal basso della collina di andare verso il POC e quando arriva qua chiudere le nostre operazioni e viceversa dall'altro basso arrivare qua. Ma quando la pallina si trova nel centro, tecnicamente è una zona no trade, uno non dovrebbe mai tradare, ok? Quindi è per quello che intanto cosa avete qua? La visualizzazione del POC e adesso non abbiamo fortuna in questo momento, ma quando per esempio il prezzo si avvicina al POC del giorno, per dire, questa casellina diventa bianca, indicandovi immediatamente, dandovi immediatamente visione diretta che il prezzo è sul POC e quindi voi quello strumento non dovete tradarlo, dovete lasciarlo perdere. Ok, quindi la casellina bianca vi fa subito capire che siamo in prossimità. Quindi questo è il daily POC dei vari strumenti. Il prezzo dentro viene raffigurato in verde se si trova il prezzo super sopra il POC, se invece il prezzo è sotto il POC vi viene raffigurato in rosso. Perché? Perché comunque il fatto di tradare sopra POC o sotto POC dà comunque un segnale di forza o di debolezza del mercato. Un mercato che trada sotto POC di giornata può essere naturale per il motivo che vi dicevo prima, cioè sta andando verso i minimi per riprendere ed andare verso il POC nuovamente, ma è comunque sempre da attenzionare. E andiamo a vedere una cosa, adesso per esempio andiamo a vedere il DAX che sta tradando sotto il POC della giornata, questo qua vediamo il daily POC del DAX, per dire, eccolo qua, apriamo un attimo, eccolo qua, e questo è il daily POC del DAX, 14.561. Adesso per dire andiamo a fare un confronto immediatamente con quella che è il DAX del mercato regolamentato e vedrete che il POC del mercato regolamentato, eccolo qua, vedete daily POC, abbiamo qua DP, ok, non perché il profilo settimanale che vedete sotto, questo invece è questo, è quello giornaliero, questo di destra è il profilo settimanale che ha il POC più sotto, infatti vedete qui sulla destra weekly POC, WP sta per weekly POC, mentre il POC del giorno, che è questa distribuzione qua, è qua, quindi 14.560, vedete? Quindi il POC che leggete in questo momento sulla MetaTrader corrisponde esattamente al POC che avete qua. La day value area high, per esempio, adesso vi spiegherò cos'è la day value area high, la day value area low è 14.581 e come vedete qua la day value area high è 14.582. C'è ovviamente una piccola differenza dovuta allo spread rispetto, diciamo, ma la piattaforma in automatico vi diciamo mette, cioè si arrangia da solo il Blue Levels a calcolare quelli che sono i livelli di differenza di prezzo tra il CFD e il mercato regolamentato reale. Quindi questi, diciamo, vedete che adesso hanno cambiato la value area high e il POC hanno cambiato perché l'hanno spostato un attimo in su, l'hanno cambiato proprio finché eravamo qua. Okay? Quindi vi serve, cioè la piattaforma si analizza in automatico ad aggiornare i livelli in base alle quotazioni del broker Tickmill. E quindi ecco, come vedete appunto, perché abbiamo indicazione della value area, anche adesso vi faccio capire perché abbiamo un'indicazione della value area. La value area ci serve per capire cosa? Perché se noi abbiamo solo il daily POC qua, non capiremo ovviamente come può essere fatta una distribuzione. In questo caso, vedete, la value area è, diciamo, tutta questa area disegnata in verdino, che racchiude circa il 70% dei volumi, 70 mi sembra, no? Sì. 70% più o meno, chiedevo a Antonio che lui si quei numeri, si ricorda bene, ma più o meno, che racchiude praticamente il 70% dei volumi fatti durante la giornata. La value area high e la value area low sono dei livelli importanti per capire, insomma, che il prezzo quando scende sotto la value area high è, diciamo, in una situazione di forte vendita e quindi potrebbe, diciamo, rompere i minimi e tornarsene giù e andarsene ancora più giù. Quando il prezzo invece torna sopra la value area high e magari ci pullbacka sopra, ci dà, diciamo, probabilità che il prezzo possa ritornare nuovamente verso il POC. Allora, il fatto di avere la value area high e la value area low disegnata nel nostro Blue Levels ci fa immediatamente capire cosa? Che abbiamo una giornata che ha una distribuzione, come vediamo, ancorché la distribuzione all'interno non sia completa, cioè perché per essere completa avrebbe dovuto creare una campana gaussiana fatta in questa maniera, però ci fa vedere che abbiamo un POC in centro distribuzione, una value area high, una value area low, a distanze più o meno equivalenti, ok? E quindi questo ci fa capire che cosa? Che oggi il DAX ha avuto una giornata in trading range
senza fare multi distribuzioni, ed è stata, diciamo, una giornata per lui tranquilla. Quindi una giornata in cui uno poteva tranquillamente pensare di poter utilizzare i massimi per poter andare a vendere e tornare al POC, e utilizzare i minimi per poter comprare ed andare al POC. Quindi la value area high, la value area low in relazione al POC ci fa capire immediatamente come può essere stata distribuita una giornata. Quindi se c'è una distribuzione normale, oppure dopo andremo a vedere in un altro esempio, per esempio se troviamo un POC vicino alla value area high, capiamo che avrà molto probabilmente il prezzo una distribuzione AP. E qui poi bisognerebbe ovviamente entrare, adesso io sto buttando lì tanti concetti e nozioni che fanno parte del mio background di studioso di analisi volumetrica. Ovviamente molti di voi mi staranno ascoltando e stanno pensando chissà cosa sta dicendo questo. Cioè... No, ma in realtà, Rodolfo, ci sono un po' di domande pertinenti a quello che stai spiegando sul POC. Allora, in particolare Alex ti chiede, ma con questo tipo di operatività non si rischia di perdere dei movimenti importanti, cioè non andando a operare sul POC? Non capisco cosa vuol dire, in che senso non andando a operare sul POC? Cioè... Perché tu hai detto prima che sul POC non si dovrebbe comunque... Se no, il POC tecnicamente, per uno che fa analisi volumetrica, parliamo di concetti generali, ok? Poi io, per esempio, personalmente a volte sul POC prendo acquisti o prendo vendite, ok? Però parliamo di concetti generali, cioè come dire l'ABC, ok? L'ABC è questo. Poi, ovviamente, con l'esperienza, con l'ausilio di altri strumenti, si matura una concezione, un'affinità col mercato che ti può permettere anche di fare questo, cioè di comprare o di vendere sul POC. Ma tecnicamente anche la mia operatività è quella sempre di cercare di buy the low e sell the high e andare a obiettivo sul POC di giornata. Questa è la mia operatività, ok? Poi ovviamente ci sono delle parentesi che si possono aprire, ma sono parentesi che derivano da un'esperienza di mercato che è diversa. Non so cosa intenda questo signore con perdere di movimento. No, adesso ho scritto che è chiaro la tua spiegazione. Ci sono altre due domande inerenti al POC. Salvatore ti chiede, ma se io compro il prezzo tende verso il POC stesso aumenterà in teoria del mio volume? Dove metti poi il take profit? Non so se è chiaro. Sì, ho più o meno capito. Cioè, se tu, per dire, no, qua, per esempio oggi, no, avessi cercato di vendere sul massimo il DAX con obiettivo il POC, non è che il concetto fondamentalmente non è che se il mercato è in una giornata di trading range come il DAX oggi, ok, fa value area high, value area low e mette il POC in centro, il POC non si sposterà prevalentemente, rimarrà nel centro di distribuzione. Ovviamente se una giornata è una giornata invece di tendenza, ok, che poi si rifletterà in una giornata multidistributiva, il fatto che il POC sia qua, cosa succede? Può succedere che il mercato va sui massimi, comincia a distribuire sui massimi perché non vogliono scendere, e cosa farà il POC? Shifterà e lo sposteranno sui massimi. Diventerà il nuovo POC, probabilmente il prezzo romperà, andrà ancora più su e il POC rimarrà qua, ma verrà spostata più in alto la value area high, ok? Creando una seconda distribuzione all'interno della stessa della giornata. Quindi il concetto che il POC si sposta, può spostarsi nel momento in cui, c'è una forte tendenza in una direzione e il prezzo sale, ok, distribuendo e facendo questo lavoro qua. Perché se il prezzo, per dire, da un minimo sale dritto senza distribuire, potrebbero anche lasciarti il POC sui minimi e farti 200 punti di DAX, 300 e andare su. E poi, quando arrivano qua, durante la giornata, spostarti il POC sui massimi. Ok, quindi non è la borsa, come sappiamo, non è uno più uno. Ok, ci sono, dei concetti base, dei concetti, delle linee guida, chiamiamole così, che si devono seguire. Da lì si parte poi a sviluppare tutta un'altra serie di situazioni, di concetti, però come ho detto poc'anzi, è un'analisi e uno sviluppo di concetti
che non si fa più utilizzando questa tipologia di strumenti che abbiamo fatto per chi oggi, diciamo, utilizza la MetaTrader e vuole approcciarsi al mondo dei volumi con calma, ok? Ma si fa utilizzando, diciamo, utilizzando strumenti diversi, come per esempio, adesso vi faccio vedere, come per esempio può essere questo, che è un book, cioè un programma, si chiama Volbook, di, diciamo, visualizzazione dinamica di tutto quello che succede all'interno del book, con iceberg, con diciamo tutti i pallini che vedete, sono tutte le varie spinte che fanno, con diciamo analisi fatte in un certo tipo con i profile, con un'analisi DOM, ok, dove si vanno a vedere i livelli chiave, quanto viene caricato, ricaricato, cioè diciamo a un certo punto più in là uno si spinge, più vuole essere specifico, più entriamo, diciamo, ad analizzare il mercato in maniera ai raggi X, proprio andando in cerca di vedere proprio ogni singolo respiro cosa il mercato ci può dire in quel momento. Ma in questo caso è un'operatività, diciamo, che è molto più di scalping e molto meno di posizione, un'operatività che nasce per fare 200, 300, 400 eseguiti al giorno e non 3, 4 eseguiti al giorno. Ok, quindi parliamo di due mondi diversi e due cose diverse. E dopo è ovvio che una posizione di scalping può un'operazione di scalping che nasce in scalping può diventare anche un'operazione di posizione, perché quando si fa scalping si entra sempre con più di un contratto, 3, 4, in maniera che i 2, 3 contratti si chiudono quasi subito. Again, sullo scalp, e uno si lascia correre, perché nel momento in cui io dico sempre che sul mercato bisogna starci meno tempo possibile, cioè a meno che uno non abbia un'operatività multi-day, per cui decide, boh, sull'oro questo è un livello che mi interessa comprare perché per me ho una view long, eccetera, eccetera, boh, però diciamo per me sul mercato meno tempo uno ci rimane, meglio è. Questo è io, perché le gare qua, come vedete, cioè ogni movimento, guardate qua, spinta long, scende, sale, cioè il mercato è fatto così, il mercato è fatto di continue spinte, long, short, long, short, long, short, ok? Poi ovviamente segue una direzione nel lungo. Allora uno deve decidere che tipo di trading vuol fare, se vuol fare un trading di posizione o un trading di scalping. Io prediligo molto di più il trading di scalping, anche ovviamente se è più difficile e più diciamo impegnativo dal punto di vista del tempo e anche degli occhi. Ok, Rodolfo, c'è l'ultima domanda sul POC che è un po' lunga, sì. Però te la faccio lo stesso. Allora, da Mattia. Mattia ti chiede, allora, vorrei chiedere quali sono i fattori chiave da tenere in considerazione per comprendere se avverrà la rottura delle low volume area con continuazione anziché ritorno al POC. Lo chiedo perché prima abbiamo fatto una considerazione che pare antitetica, ovvero che la rottura dei massimi dovrebbe essere associata a forti volumi per garantire continuazione, quando di fatto ci si trova quasi sempre in breakout di una low volume area. Non ho capito il concetto dei massimi, non ho capito questa cosa dei volumi. Magari, allora, visto che siamo già abbastanza lunghi di tempo, sì. Questo te la posso girare magari via email e poi... Sì, magari ti rispondo, perché non ho ben capito il concetto. Cioè, fondamentalmente, come dicevo prima, quando si trova in una low volume area, bisogna ovviamente andare a verificare sul breve termine cosa sta succedendo. Non è che uno da un grafico daily capisce se una low volume area potrebbe essere di continuazione o di prosecuzione. Ok, noi abbiamo degli strumenti dedicati che vado ad analizzare, come abbiamo visto il Volbook, vado ad analizzare nello specifico cosa mi sta succedendo. Ok, quindi questo è un concetto fondamentalmente. Oggi il Nasdaq ha rotto i massimi con volumi in aumento in maniera pazzesca, quindi ha rotto una low volume area in maniera tranquilla, ma con volumi tantissimo in aumento. Quindi sono concetti che così in due minuti è difficile poter spiegare, far capire. Ecco, questo è il concetto fondamentalmente. A proposito di Nasdaq e S&P, Guglielmo ti chiede, in questa dashboard non ci sono, ma si potrebbero aggiungere eventualmente?
Al momento non li mettiamo, non li abbiamo messi, anche perché S&P e Nasdaq sono strumenti, specialmente il Nasdaq, sono strumenti, c'è un motivo fondamentalmente perché non li abbiamo messi. L'S&P potrebbe starci, abbiamo pensato di mettere il Dow Jones piuttosto che l'S&P, ma potremmo mettere anche l'S&P. Ecco, Il la CQG Nasdaq... invece c'è, se uno Scusami? con la CQG ci sono? Con CQG... Hai tutto quello che vuoi, non ovviamente con i view level, ma con la nostra piattaforma. Collegandoti con la nostra piattaforma, tu hai, collegando con il vostro CQG, avete tutti gli strumenti che ci sono nel mercato regolamentato, Eurex, CME, COMEX, NYMEX, quindi tutto, petrolio, oro, tutto quello che ci sono, c'è, noi ce l'abbiamo Ok, collegato. quindi qualora qualcuno fosse interessato ad aggiungere altri strumenti al di fuori dell'MT4, può aprire con Esatto. la CQG il deposito minimo di 1000 euro, quindi è abbastanza abbordabile. Ok, puoi andare avanti, grazie per le risposte. Niente, il Nasdaq, chiudo col Nasdaq, non lo mettiamo qua perché non ha senso mettere il Nasdaq, nel senso perché è un strumento molto volatile e comunque rispetta sempre le variabili high low, però ha molta più volatilità e quindi è molto più facile che le sporchi e che uno si trovi a doverla vedere passare e ripassare più volte. Quindi Nasdaq è uno strumento da tradare con le pinze, molto molto volatile. Quindi andando avanti abbiamo degli VWAP qui a fianco, sapete che il VWAP è praticamente la media ponderata, cioè è il volume weighting average price, ok? Vuol dire che è praticamente il prezzo ponderato in base ai volumi scambiati. Perché si utilizza il VWAP? Perché quando un prezzo praticamente è molto distante dal suo VWAP, cosa vuol dire? Vuol dire che diciamo, ha fatto uno strappo violento verso il rialto o violento verso il basso ed è molto probabile quindi che se io ho un VWAP qua, ipoteticamente, e ho un prezzo che ha strappato violentemente verso l'alto o verso il basso ed è molto distante dal VWAP, diciamo che c'è una probabilità statisticamente significativa che il prezzo possa tendere a ritornare verso il VWAP, quindi stornare. Non è ovviamente matematica, perché sennò avrebbero fatto un sistema che quando che un prezzo va oltre di due standard deviation del VWAP va a vendere, però sappiamo ovviamente che cosa? Che se io penso tecnicamente di voler andare a prendere, che ne so, andiamo a vedere un Dow Jones oggi come è messo, okay? Che ha il daily VWAP a 32.474, ok? 2.475 e sta quotando, e avevo quotato per esempio, no? 32.600 e quanto ha fatto di massimo, andiamo a vedere, aspettate che mettiamo, ecco qua, il crosshair, ha fatto 32.637, ok, capiamo che in questo senso, aspetta, lo vediamo qua, eccolo qua, questo è il daily, vedete? Questo è il daily VWAP e il daily POC, abbiamo quindi un daily POC molto basso, ok, più basso, e un daily VWAP qua, quindi se io ho un prezzo già alto, 32.736, è chiaro che starò molto attento ad andare a comparare ulteriormente, oppure se sono in acquisto, cercherò di considerare eventualmente un sell, perché avendo un VWAP molto distante, ok, so che statisticamente il prezzo potrebbe tecnicamente tornare verso il VWAP. Ovviamente nelle giornate di fortissima tendenza, questo tende a non esserci, però siccome giornate di fortissima tendenza ce ne sono ovviamente molto meno di giornate di tendenza, sappiamo di tendenza normale, sappiamo quindi, capiamo che questo dato ci sia di aiuto a capire che quando abbiamo molta distanza tra il prezzo e il VWAP, dobbiamo stare attenti perché potrebbe essere possibile uno stormo. Questo è il concetto fondamentalmente. E un'altra cosa, quando abbiamo un VWAP che serve il prezzo, sappiamo che il movimento è effettivamente supportato da volumi, cioè quindi il prezzo, perché siccome il VWAP è appunto la media volumetrica del prezzo, cioè la media del prezzo pesata con i volumi, se noi avessimo un VWAP qui alto, sapremmo anche capire che il prezzo andando su è stato supportato da volumi, notevoli volumi in acquisto, tale per cui il VWAP si trova ad essere vicino al prezzo che viene, al valore di prezzo che viene trattato in quel momento. In effetti, se andiamo a vedere il Dow Jones 30, eccolo qua, vediamo che comunque sta oggi al 39% in meno dei volumi rispetto agli ultimi giorni. Quindi il fatto che abbiamo meno volumi e il fatto che abbiamo un VWAP basso rispetto al prezzo ci deve mettere in allerta e far stare in attenzione perché il prezzo potrebbe
stornare. Quindi se abbiamo voglia di comprare, dobbiamo portare pazienza e aspettare quantomeno che il prezzo possa stornare verso il 2004, 2005, per eventualmente, quindi aspettare uno storno per eventualmente mettersi in acquisto. Questo ecco quello che diciamo serve il VWAP e per questo è molto importante. È molto importante il daily VWAP, infatti viene rappresentato il daily VWAP e non il weekly VWAP nel chart, che è meno importante, ma anch'esso giustamente segue la stessa logica e in un periodo un po' più di medio termine ha diciamo una sua importanza. E per finire, quindi abbiamo weekly POC e weekly VWAP, quindi seguono le stesse logiche che abbiamo capito prima. Per finire, nell'ultimo chart che vedete qua, abbiamo i composite PIC e i composite POC. Cosa sono i composite PIC? I composite PIC sono appunto, questi sono i picchi volumetrici di un volume profile che racchiude non un giorno, non una settimana, ma un periodo di 40 giorni, ok? E in questo periodo di 40 giorni noi vi facciamo vedere, come per esempio in questo caso, US 30, quali sono i picchi volumetrici importanti da fare attenzione. Vedete, qui c'era un picco volumetrico perché tecnicamente nel picco, il picco volumetrico è il punto di arrivo del prezzo, dove il prezzo viene diciamo attratto e da lì potrebbe essere gettato indietro normalmente verso la low volume area per poi ritornare su. Ok, quindi il picco volumetrico è sempre un'area da tenere in attenzione, come la low volume area. Diciamo che picchi e low volume area sono i livelli che una persona dovrebbe attenzionare per chiudere i propri trade o aprirli. In mezzo uno non dovrebbe fare niente. Questo è il concetto fondamentalmente della cosa, ok? Quindi nel momento in cui noi vediamo che un prezzo si trova qua e non ho nessun livello, ok, so che qua io me ne devo star fermo. Se penso di vendere, so che dico no, me ne sto fermo perché in caso vado a vendere al prossimo livello di picco, perché comunque è un punto di attrazione che ovviamente in quel punto, ma abbiamo detto prima, sarebbe è un picco volumetrico e in quel punto ovviamente potrebbe il prezzo essere gettato o proseguire. Però come vedete nel picco anche qui il prezzo trova sempre una sua resistenza, perché dove ovviamente dove ci sono stati interessi di volumi e poi se n'è andato su. Quindi il picco vi serve per capire appunto, per darvi diciamo le zone dove potete eventualmente uscire dai vostri trade che avete eventualmente in acquisto o in vendita. Questo serve il picco volumetrico. E i picchi volumetrici, come vedete, per tutti i vari strumenti che noi abbiamo, ok, cliccando sul anche qui, guardate che bello, per esempio il dollaro australiano, l'USD, guardate qua, per esempio, questo è un esempio molto carino, vedete il prezzo ha lambito diciamo questo picco e se ne è sceso fino al picco successivo. Quindi ovviamente uno è anche qui, vedete, in questa situazione, vedete, quindi uno prima di aprire un trade ovviamente deve attendere. Se i picchi sono ravvicinati, questo come in questo caso, deve fare attenzione. Se ho dei picchi distanti come in questo caso, hanno molto più significato ovviamente, per cui perché ho area interna in cui il mio prezzo può correre. Però sicuramente mi evita di fare che cosa? Di prendere dei trade in punti che non ha senso prenderli, oppure mi dice dove aspettare, dove liquidare la mia posizione. E qui abbiamo tutti i vari strumenti, questo è l'oro, ok? Adesso si carica da server. Scusate un attimo, che è questo, scusate, questo è il DAX. L'oro si vede che non si va bene, ha caricato questi, ma si vede che c'è un attimo in ritardo nel carico dello strumento. Questo è l'euro USD, per esempio, ok, questo dollaro. Quindi abbiamo vari strumenti su cui questo GBP USD, varie copie dove potete insomma visualizzare tutti i vari indicatori che vi abbiamo messo. Io ottimo. Il PIC sembra molto millimetrico come livelli, mi piace particolarmente. Allora, poi Giulio ti chiede... Tieni presente, scusami, vedi che i picchi derivano sempre dal... scusami un attimo, vedi? Derivano sempre da quelli che sono gli effettivi valori di mercato. Adesso qui, per esempio, abbiamo un 6A che è il dollaro... Porca miseria, scusate un attimo, è che cerco di fare una cosa. Qui abbiamo, per esempio, guardiamo, per esempio, i picchi del... Eccolo qua, vedete? Cioè... che corrispondono effettivamente al volume profile, ai picchi del profile effettivamente che abbiamo nel mercato regolamentato. Quindi
Ne abbiamo uno a 79,743, eccolo qua il primo, uno a 79,16, eccolo qua il secondo, l'altro a 78,60, eccolo qua, il POC a 77,50, eccolo qua. Quindi, come puoi vedere, come potete vedere, cioè i valori che visualizzate lì sono gli stessi valori che io visualizzo nella mia piattaforma, ok, che arrivano dal mercato regolamentato. Quindi molto molto importante capire, insomma, che stiamo visualizzando valori che non sono valori, diciamo, messi lì a caso, ma sono valori che arrivano dagli effettivi volumi scambiati sul mercato regolamentato. Questo, ecco, è importante. Davvero un bel lavoro, e con questo abbiamo risposto anche poi alle varie domande di chi un po' storceva il naso sul discorso dei volumi legati ai CFD, quindi abbiamo chiarito ampiamente questo, questo argomento. Allora, poi Giulio ti chiede, sempre relativo al POC, lui usa il POC daily dei giorni precedenti per usarli come supporto o resistenza. È sbagliato come concetto? Ti chiede. Non è sbagliato assolutamente, perché il daily, difatti, non a caso, come potete vedere qua, adesso vi faccio vedere per esempio il Dow Jones, eccolo qua, come potete vedere abbiamo anche il day meno uno POC, vedete? Abbiamo messo, fino a quanti POC si possono mettere? Anche quello d'altro ieri, possiamo mettere fino a qua, andando sulla mascherina di, diciamo, possiamo vedere il daily number, possiamo arrivare fino a 3 giorni di, vedete, eccolo qua, 3 giorni. Quindi possiamo vedere non solo il day meno uno POC, ma anche il day meno due POC. Quindi lo strumento è fatto anche per visualizzare quelli che sono i POC del giorno prima e il POC di 2 giorni prima. Adesso ovviamente in questo mercato è molto in tendenza, e quindi i POC, ma sono sicuramente livelli che, se il mercato dovesse tornare, potrebbero essere livelli sentiti. E quando il mercato è più in trading range, il daily meno uno POC, il daily meno due POC, specialmente quello del giorno prima, se addirittura è vergine, cioè se è un POC fatto, il prezzo se n'è andato via senza mai più testarlo, quando ci torna indietro, se è un POC vergine, detto si chiama così, POC vergine, può essere assolutamente importante tenerlo come, a quel punto sì, può essere importante averlo come punto, perché non è più il POC del giorno, ma il POC del giorno dietro, e può essere importante prenderlo come supporto resistenza per eventualmente aprire i trade long o short. Perfetto, poi Emanuele ti chiede, avete creato per caso un expert advisor che fornisce direttamente i punti in ingresso, o rimane comunque al trader il codificare ingresso, stop e target? Un po' l'hai specificato all'inizio, nel senso che comunque ci vuole anche una certa sensibilità nella... No, allora, noi non forniamo segnali di ingresso o di uscita, questi sono, e non sono neanche tanto meno livelli questi dove uno deve cliccare short o deve cliccare long. Questo è uno strumento di analisi, come sono tutti i nostri strumenti di analisi, ok? È uno strumento di analisi che un trader deve utilizzare per il proprio lavoro. È come, voglio dire, un elettricista che ha un multimetro, che ha dei cacciaviti, che ha, voglio dire, delle pinze amperometriche, cioè, voglio dire, ha i suoi strumenti per poter, voglio dire, fare il proprio lavoro. E è ovvio che quando arriva sull'impianto non è che questi strumenti gli dicono qual è il problema, no? Lui deve sapere utilizzare gli strumenti per rilevare il problema e trovare la soluzione. Quindi la stessa cosa è qui, cioè noi mettiamo a disposizione degli strumenti che il trader deve sapere utilizzare per rilevare, diciamo, la situazione di mercato e attuare la propria decisione di trading, che è quella di vendere o di comprare. Quindi questi sono strumenti che servono per analizzare il mercato, quindi un tool, diciamo, aggiuntivo per dare un aiuto a coloro che magari vogliono, diciamo, abbordarsi all'analisi volumetrica, ma non sono ancora pronti per magari affrontare un utilizzo di piattaforme come la nostra, ok? Quindi magari prima di entrare ad utilizzare piattaforme come la nostra, che hanno indicatori su cui vai a vedere tipo di situazioni, barre che si colorano in base alle spinte volume, come vedi questa barra qua per esempio è verde che scende, non è verde che scende perché la barra ha aperto qua e è andata su, perché ha aperto qua e è andata giù, però è una barra che scende verde perché è scesa in assorbimento, cioè sono tutti tecnici da capire, che è scesa con venduta, istogrammi sotto che ti fanno vedere tante cose, ma questo è solo un po' che delle cose che noi guardiamo. Io so, Rodolfo, che c'è Alex Soldati che ogni mattina
fa vedere, fa analisi volumetrica, quindi Sì, noi chi. abbiamo appunto ogni mattina con volumetrica television Alex Soldati che utilizza appunto la nostra piattaforma e fa vedere appunto a livello educativo e informativo come magari lui interpreta i mercati in base ai nostri strumenti, capire quando è il momento di entrare. Ma poi tutti i giorni, cioè, insomma, magari non tutti i giorni, ma alcuni giorni c'è gente come Edoardo Burattini che comunque utilizza l'order flow per visualizzare appunto punti di ingresso, punti di uscita, cioè. Voglio dire, è una cosa, diciamo, ben strutturata, ci vuole ovviamente studio e tempo, come tutte le cose, perché giustamente, se no, come dici tu, il 76% delle persone perde. Perché? Perché molti affrontano il trading, senza, la giusta preparazione e la giusta coscienza che qualsiasi cosa, ma non è perché il mercato è difficile o non è difficile, no? Il mercato è un lavoro come un altro, per carità. È più difficile di un altro lavoro perché ci sono delle variabili, diciamo, che non dipendono, dall'oggettività delle cose. Però è un lavoro come un altro, quindi, come tutti i lavori, se si vuole uscire in un lavoro bisogna essere preparati, essere formati e studiare. E quindi, quella percentuale che hai detto tu prima è data anche dal fatto che molti pensano di approcciare al mondo del trading. Magari con un piccolo corso, magari perché ci sono tanti fuffaguru che ti dicono che con niente in 5 giorni impari a tradare, in 2 settimane sei già al mercato, ti vendi il segnale, cioè non esiste, non funziona così. Questo è un lavoro e funziona come tutti i lavori. Se studi, se ti impegni, se ci dedichi passione e tempo, ci riesci, se no cadi nella percentuale che hai detto tu prima. Questo è semplice la cosa. Assolutamente, assolutamente. E per questo io ci tengo alla formazione di qualità come questa sera. Rodolfo, tanti complimenti per te, da Salvatore, da Miriam. Sì, per la registrazione, l'ho detto all'inizio, verrà, e quindi adesso chiudiamo anche il discorso su come averlo. Allora, io domani, invierò un'email a tutti gli iscritti, quindi non solo adesso ai partecipanti live, ma a chi si è registrato a questo webinar con l'email di riferimento di appunto Volumetrica Trading, in modo tale che possiate poi chiedere informazioni sul prodotto che noi per questioni ovviamente di compliance non possiamo adesso spiegare in questo webinar. Vi abbiamo fatto vedere appunto le potenzialità che potete avere sia con la MT4 che poi con la CQG, quindi potete poi ottenere anche tutto il prodotto di Volumetrica Trading. Volevo solo far vedere un'ultima Sì. cosa, se posso, vi rubo un altro minuto. Il discorso che dicevamo prima, come si può vedere qui, per esempio, no? Abbiamo un expert, vedete che si connette direttamente alla piattaforma dell'MT4, e dal nostro control center, ok, adesso vi faccio vedere qua dal nostro control center, feed, come vedete qua, vedete c'è anche CQG disponibile come feed, quindi. Quando aprite il conto con Tickmill, vi connetterete via CQG a Tickmill, quindi potete trovare tranquillamente. In questo caso ci connettiamo ad MT4, Connecting. ok? Vedete la piattaforma è connessa, qua ci dice connesso su Volumetrica. Adesso, nel caso specifico che abbiamo qui il YM, per dire, adesso vi faccio vedere, eccolo qua, abbiamo fatto, eccolo qua, abilitiamo il trading. Show Trading Panel, YM, selezioniamo l'MT4 come trader e come vedete, io posso entrare al mercato, andiamo a vedere la finestra ordini, eccola qua, guardate la finestra ordini, vedete che io ho fatto un buy e lui mi ha detto che ha comprato un lotto, 001 lotto, aspettate che andiamo a ritrovarci il nostro YM che l'ho perso, eccolo qua, lo mettiamo on top sempre così non ci scompare più, eccolo qua, vedete, quindi io posso quindi utilizzare la nostra piattaforma, quindi Buy market, vedete, man mano che faccio buy market, lui mi apre lotti sull'MT4 e mi apre tutti i lotti che posso fare flat position mi chiude tutto. Posso utilizzare addirittura gli ordini OCO, quindi fare un buy, vedete, e mi mette in automatico il mio, vedete, limit, stop, ho già i miei ordini pronti ad essere eseguiti all'interno, quindi con questa piattaforma e con l'MT4 possiamo addirittura quindi mettere anche gli ordini OCO all'interno della piattaforma. Posso mettere un ordine pendente, un buy limit qua, ok? Posso fare, vedete che è entrato un altro buy limit a 31.186, quindi
possiamo avere tutto quello che vogliamo e possiamo tradare direttamente dalla nostra piattaforma, direttamente con l'MT4 e il TICMIL, anche con i CFD, a partire da microlotti di 001. Quindi voi, giustamente, se uno vuole partire, che deve essere così, dopo la demo, partire con piccoli pesi, partire con i CFD, io sono partito con i CFD a lotti di 001, poi li ho sommati, sempre più, invece di 001, a un certo punto decidete, boh, voglio andare con 5, fate quindi 005, quindi la piattaforma vi compra 004, quindi potete tranquillamente farlo. E una volta fatto questo, se volete passare su CQG con TICMIL, andate su CQG, qua a quel punto metterete come dispositivo CQG, vi comparirà il vostro conto TICMIL e da lì potete operare su YM o su micro YM senza nessun problema, direttamente dalla nostra piattaforma. Quindi avete anche la possibilità, come vi ho fatto vedere, dalla nostra piattaforma di poter tradare direttamente sull'MT4. Tanta roba, complimenti Rodolfo. Ok, abbiamo visto diverse cose, come vi ho detto domani mi invio l'email, quindi controllate la vostra casella di posta, spero che non abbiate messo comunque email farlock, perché altrimenti poi non ricevete comunque diciamo l'email di Volumetrica Trading e quindi poi perderete l'offerta riservata ai clienti di TICMIL, che è molto abbordabile. Ok, grazie Rodolfo. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi, grazie a voi di TICMIL per averci dato questa opportunità e questa finestra, diciamo, nel vostro mondo. E ringrazio te Giuseppe anche per la tua collaborazione e per la tua cordialità di tutti i giorni. Grazie ancora a tutti e una buona serata a tutti quanti. Grazie a te Rodolfo, buona sera a tutti.